Meijeris nell'uno contro uno, in post basso contro Senghelia. Senghelia va con la giocata nel giro dorsale dopo la palla persa per il giocatore ex Sesca. Pallone che arriva nelle mani di Zanotti dopo una buona circolazione da parte di Pesaro e non può che arrivare la tripla di Simone Zanotti. Tanto qua un'altra rubata delle casacche nere. Pallone poi di Mannion in corsa per Marco Bellinelli che si sblocca e segna il canestro che vale il più 7 per la Virtus. 6 secondi per andare al tiro, qui cerca di passare il pallone a Zanotti, alla fine si va fuori per il tiro di Matteo Tambone che entra e spara subito. Occhi, c'è anche Sanford che si libera un po' fermo, però l'attacco della Carpegna Prosciutto, la palla poi sotto per Tyreek Jones che prende un volo American Airlines. Tyreek Jones consegnato poi nelle mani di Sanford, ultimi 4 minuti di secondo quarto. Sanford con il palleggio davanti a Paiola, tocca anche e si aiuta anche con il tabellone del suo compagno già al Sesca, Daniel Hackett. Pallone sotto di Paiola e poi l'extra pass di Senghelia per Tessitori che schiaccia. Palleggio, resto e tiro sbagliato ancora da Delfino, rimbalzone però di Meijeris e allora extra possesso per Pesaro che ci vuole riprovare ancora da 3 punti, non sbaglia Moretti. Questa rimbalzo per Paiola, finora realizzativamente parlando non una gran serata per Delfino. Dall'altra parte Senghelia come fosse un playmaker, occhio però perché rimane a terra dolorante Senghelia. Il pallone dopo il rimbalzo di Jones, qui si butta a terra Cordinier dopo un lieve contatto, esagera un po' e poi Sanford da 3 punti e Pesaro di riffa o di raffa questa partita non la vuole mollare mai. Carsi sbaglia il layup, a rimbalzo lotta Camara che tocca ma serve di fatto Bellinelli, quindi contropiede 4% anzi per la Virtus con Jacker Sampson che riesce ad andare fino in fondo in cameriere. Arriva il blocco da parte di Tyreek Jones, Delfino poi si arresta, deve ancora sbloccarsi in questa partita e quale momento migliore per farlo. Queste situazioni, Hervey riceve, poi trova Bellinelli, Meijeris esce, Bellinelli comunque appoggiandosi al tabellone, giocata pazzesca del Belli che già prima era dolorante un po' al fianco. Bisogna anche di sentirla proprio la partita. Attacco un po' fermo, deve pagare la cauzione qui Sanford, la paga invece Tyreek Jones, fallo antisportivo forse doppio. Sì, perché non ha senso correre in questo momento qua, poi se il senso lo deve trovare questo giocatore Cordinier non si fa certo pregare. E alla fine arriva la palla recuperata con Lamb, poi l'apertura di Moretti per il tiro da 3 punti da parte di Sanford. Poi il pallone rischiando qualcosina, Cordinier in punta, la palla sotto per Jaité che inchioda il canestro che potrebbe, ma soltanto potrebbe, decidere questa gara 1.